E ora passiamo al terzo capitolo, i caschi. Cosa ci puoi dire? Il casco che viene utilizzato in Formula E è l'HP77, che è il top di gamma di Belle, tra l'altro anche questo è regolarmente acquistabile anche dagli appassionati. È un casco che si caratterizza soprattutto per la visiera, l'apertura della visiera un po' più stretta rispetto ai modelli precedenti, perché appunto anche in questo caso siamo venuti incontro alle le più recenti norme di omologazione della FIA che, come sapete, magari per prevenire incidenti che hanno visto alcuni piloti essere colpiti da detriti in una zona critica come è un po' quella della visiera, ha richiesto di restringere leggermente l'apertura. E poi ci sono tecnologie all'avanguardia anche di tipo balistico per prevenire diciamo gravi conseguenze in caso di impatto con oggetti. In generale per il nostro gruppo la sfida è sempre quella di spingerci oltre a livello di sicurezza, anche recependo quelle che sono le normative della federazione, che come sapete diventano via via sempre più severe, ma ovviamente per uno scopo importante, tutelare la salute e la sicurezza di tutti i piloti. E allo stesso tempo però dobbiamo anche fare la nostra parte a livello di prestazioni, quindi ad esempio una tuta che offre lo stesso livello di protezione dal fuoco deve magari dopo qualche anno diventare un po' più leggera, perché permettiamo ai team di salvare qualche grammo che poi viene utilizzato per tirare fuori prestazioni. E lo stesso può valere per il casco, che è un elemento molto personale per il pilota, a cui i piloti ovviamente tengono molto, e Formula E soprattutto abbiamo un prodotto che magari deve garantire una buona traspirazione anche nelle gare più calde. Ovviamente la sicurezza non deve venire mai meno, anche a prescindere da quali sono le condizioni climatiche della gara, però nelle gare più calde come ad esempio a Giacarta penso, dove è anche estremamente umido, comunque abbiamo bisogno di prodotti che offrano comfort al pilota oltre che protezione, perché un prodotto non confortevole poi si ripercuote anche a livello di prestazione. Il pilota magari può andare in sofferenza fisica, a deconcentrarsi, perdere decimi sul giro, quindi diciamo siamo parte di un sistema che poi porta a un risultato più grande, la ricerca della vittoria finale. E siete il leader mondiale, come sappiamo, e questi due caschi che vediamo in queste immagini sono quelli di Jean-Éric Vergne, di Sophie Van Doorn, e sono di quel modello di cui mi parlavi prima, giusto? Sì, HP77, siamo contenti tra gli altri appunto di aver equipaggiato come ormai da qualche anno i caschi di Jean-Éric Vergne e Stoffel Van Doorn, tra l'altro entrambi già campioni del mondo. Stoffel è il campione del mondo uscente e sono appunto due dei 15 caschi che forniamo in Formula E. E ovviamente, come dicevamo, poi ogni casco, il bello appunto è la caratterizzazione. Anche per il casco il pilota magari ha la preferenza su una imbottitura un po' più stretta o un po' più comoda. Ovviamente c'è la livrea che poi è ciò che distingue i caschi, e quindi siamo molto contenti in generale della nostra ampia presenza nel campionato del mondo di Formula E. Grazie Jacopo per queste parole, è bello sapere che l'Italia è sempre più presente in Formula E e che delle grandi aziende, delle eccellenze italiane continuano a seguire questa categoria di monoposto elettriche con grande successo e ad altissimo livello. Grazie Marcelo, e sono molto felice di aver potuto raccontare quella che è la nostra realtà e di essere presenti appunto in questo campionato, che è uno dei più prestigiosi per il motorsport e rappresenta per noi sia una grande vetrina ma anche un'occasione per fare sviluppo.